tell me lies, but hold me tight. Save your goodbyes for the morning light, but don't let me be lonely tonight. Say goodbye and say hello. Sure enough, good to see ya, but it's time to go. But don't say yes, please don't say no. I don't want to be lonely tonight. Go away then, damn you. Go on and do as you please. Innanzitutto, grazie a tutti di essere qui. È veramente un'emozione grandissima la chiusura di questo nuovo webinar. Ringrazio ovviamente l'assessore regionale Sandro Pappalardo, assessore al turismo, il sindaco metropolitano Salvo Borghese, che ci hanno dato la gioia di essere presenti. Ovviamente ringrazio anche il segretario regionale del nazionale, scusami, del Codacuz. Cosa dire? Abbiamo dato il via, credo, ad una delle edizioni più belle di questa fiera, e che resterà, diciamo, come un punto di riferimento, perché è la prima che facciamo nel cuore pulsante della città, e abbiamo cercato di accogliervi nella maniera migliore possibile immaginabile. Spero che siate contenti, spero che vi piaccia tutto. Tra altre cose, arrivano notizie straordinarie, ci dice Sandro Pappalardo che domani arriveranno 10 tour operator russi specializzati nel wedding destination. Io ringrazio tutti, vi porto ovviamente i saluti al governo della regione siciliana, del presidente della regione, onorevole Nello Musumeci. Non ripeto quello che già Marco egregiamente ha detto, voglio solo dirti una cosa, Marco. Non sei tu che devi, e credo che questo Salvo sarà d'accordo, Salvo Pogliese sarà d'accordo con me, non sei tu che devi ringraziare le istituzioni. Sono le istituzioni che devono ringraziare tutte le persone come te e come i tuoi collaboratori che rendono grande la regione siciliana con questi eventi. E il governo della regione, credo la città metropolitana, la città di Catania, che devono sentire l'obbligo, come lo abbiamo sentito noi e stamattina ci siamo sentiti, ci siamo telefonati con Salvo, a che ora andiamo insieme per dare la giusta valenza a quelli che come te mettono il proprio tempo, spesso il portafoglio, per fare grande la nostra regione siciliana. Grazie a tutti. Save your goodbyes for the morning night. Don't let me be lonely tonight. No, no, I don't wanna be lonely tonight. No, 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 I don't want to be lonely tonight. Sedizione da quella passata. Le differenze sono moltissime. Innanzitutto abbiamo deciso di dare una parte importante a quello che è il destination wedding, perché prendendo spunto dalle nozze di Ferragnez che ci hanno turbato quest'estate, abbiamo visto quanto la nostra terra è diventata un punto di riferimento importantissimo per le nozze più glamour e più importanti di tutto il VIP di tutto il mondo, e questo non farà altro che far diventare la nostra terra una destinazione turistica anche per coloro che verranno successivamente, sempre più ambita e sempre più importante, anche perché è completa. Abbiamo il mare, abbiamo la montagna, abbiamo le campagne, abbiamo i monumenti, abbiamo veramente tutto, quindi è veramente una grande soddisfazione. Grazie. Importante iniziativa sia nazionale che internazionale. Assolutamente sì, questa fiera ormai ha superato i confini territoriali non soltanto della nostra città, della nostra regione, ma è ormai diventato un evento nazionale e internazionale grazie agli oltre 150 espositori di grande valenza, grazie alle capacità organizzative di Expo, di Marco Mirabella, di Barbara Mirabella, grazie ad una sinergia finalmente registrata con l'assessorato regionale al turismo retto magistralmente a Sandro Pappalardo, mirante a determinare flussi turistici aggiuntivi, poiché la Sicilia è sempre più attrattiva anche nel settore del wedding. Vi sono sempre più coppie straniere che scelgono le nostre splendide location, la nostra enogastronomia, i nostri splendidi locali, strutture ricettive per vivere il momento più bello della loro vita. Siamo orgogliosi di questo, siamo convinti che anche in questo settore si può determinare un flusso turistico aggiuntivo verso il quale lavoriamo in maniera assolutamente capillare.
Ma siamo felicissimi, questa è una fiera quest'anno che il mio gruppo ha organizzato come sempre in maniera molto completa, con la cura maniacale del dettaglio, ma ci eravamo dati un grande obiettivo, quella di ampliare la forbice dell'offerta di una manifestazione che è una grande fiera consumer, la più importante in Italia, un salone nazionale, ma che oggi diventa anche un'occasione B2B. Domani avremo la presenza di 10 buyer russi, il wedding tourism. Sapete bene che anche il matrimonio ultimo dei Ferragnez a Noto ha candidato la destinazione Sicilia per essere una delle più celebrate e amate. Non abbiamo nulla da temere rispetto ai nostri competitor italiani come Firenze, Venezia, Roma, ma certamente la Sicilia è un palcoscenico naturale e viene scelta a livello mondiale. I nostri operatori siciliani sono pronti, quindi io sono molto felice di ospitare all'interno di una manifestazione che è certamente una fiera show, le sfilate, gli eventi, i premi, anche un'opportunità di business per i nostri operatori. Qui con me c'è la signora Pinelia di Bridal. La sposa, che cosa le richiede? Richiedono un po' tutto, giustamente quest'anno la 2019 è caratterizzata dalla scollatura, questa qui a V che noi vediamo qui nei vari manichini, e questa è la novità, però poi dipende anche non solo dalla richiesta sua personale ma anche dal fisico della sposa, quindi molte volte mi richiede un abito a sirena, però le proprie forme e il fisico non le stessa, poi indossandolo si rende conto che magari è meglio un abito più scivolato, un abito un po' più ampio per migliorarla, perché noi realmente dobbiamo migliorarla col vestito da sposa. Le stoffe che utilizzate? Noi, allora, le stoffe che i nostri stilisti utilizzano nella 2019 sono sempre il pizzo, che varia dallo chantilly al macramè al rebrodé, i classici pizzi di ogni anno, allo chiffon, e quello che è la novità da 2 anni a questa parte è il cadì. Dove vi trovate? Noi siamo a Catania, in viale 20 settembre 35, vi aspettiamo se volete, così vedete la nuova collezione 2019. Grazie. Grazie a voi. Qui con me sono con Andrea di Interni Attaguile. Esatto. Che cosa richiedono gli sposi per il loro arredamento? Al giorno d'oggi viene sempre premiato lo stile comunque moderno, anche contemporaneo sostanzialmente. Dobbiamo dire che un po' lo stile classico magari sta andando un po' a tramontare, no? È un po' più tramontato, no? Si richiede tanto, appunto, tanto moderno, tanto contemporaneo, come potete vedere dal nostro stand, sempre comunque colori caldi, non aggressivi, insomma, colori sempre tenui, sulle linee del tortora, del grigio. E l'effetto il legno, come viene sempre premiato, come potete ben vedere dal nostro stand. Voi utilizzate legni, moquette, che cosa richiedono di più? Noi assolutamente forniamo, come sempre potete vedere, tutto l'arredamento della casa, a partire, cioè, dalle porte interne, dalle cucine, la zona notte, living, camera da letto, pareti attrezzate, divani, tappeti, abbiamo tutto, all'illuminazione, tutto quanto la complementistica con carte e tantissime altre aziende, come potete ben vedere. Collaboriamo con oltre 100 aziende dei principali marchi del brand italiano e non, quindi, insomma, per soddisfare al meglio le richieste dei nostri clienti. Dove vi trovate? Allora, noi ci troviamo a Gran Michele, un piccolo paesino appunto in provincia di Catania, quasi all'ingresso del paese, insomma, chiunque voglia raggiungerci può raggiungerci in maniera molto facile, sì, semplice. Grazie. Grazie a voi. Stefano Trubia di Madisi, anche quest'anno da partnership per Living and Wedding. Assolutamente sì, e come non potevamo, è il terzo anno che siamo
partner di Wedding and Living, una manifestazione di altissimo livello che si consolida peraltro in un tema che in terra di Sicilia è molto caro. Io in quanto Madisi infatti rappresento il concetto di matrimonio di Sicilia, non soltanto come geolocalizzazione, siamo in terra di Sicilia, ma proprio come un bene, una cultura, un'istituzione che abbiamo in animo di diffondere in tutti i modi possibili e immaginabili. Siamo nel 2018 e le manifestazioni di questo tipo ancora valgono ed è assolutamente attira un bacino di utenza molto interessante, ma noi proponiamo anche di diffondere questa idea sul web e andando in giro a portare appunto questo ideale. In partnership quest'anno con Wedding and Living siamo andati in giro con un camper, il camper dell'amore, un camper enorme a forma di cuore, per appunto raccogliere persone, coppie, coinvolgere nelle nostre attività e comunque ricordargli che il mondo del matrimonio c'è e in terra di Sicilia in maniera particolare. Vengono dati dei gadget alle coppie? Assolutamente sì, noi di solito davamo il nostro mazzo di carte e il nostro calendario del matrimonio di Sicilia. Quest'anno in aggiunta, in partnership con Tomarchio, diamo le briochine dell'amore con il marchio Madisi e in collaborazione con Cantine Padre il vino dell'amore, sempre appunto con il marchio Madisi. Questo perché comunque è un modo che abbiamo di coinvolgere le coppie, quindi non soltanto facendoli affrontare il grande passo e aiutarli in questa maniera, perché è questo di cui ci occupiamo noi, ma anche facendoli divertire. Grazie. Qui con me c'è Sebi Sorbello. Gli sposi, che genere di catering preferiscono? Ma il catering ha sempre un'identità diversa ad ogni catering, perché proprio il matrimonio oggi è vissuto cucendolo sulla persona, sull'identità degli sposi, quindi ogni giorno è un giorno nuovo. Preferiscono più carne o pesce? Indubbiamente in Sicilia è la terra del pesce, quindi al 90% i catering, il menù del matrimonio, il menù del sogno di nozze è il menù del buon pescato siciliano. Fate catering soltanto in Sicilia o anche fuori della Sicilia? Noi come catering lavoriamo solo in Sicilia, come chef io giro il mondo a fare serate, a fare però solo come cucina, quindi come l'arte del cuoco giriamo il mondo, ma il catering, quindi tutto l'evento costruito solo in Sicilia. E dove possono trovarvi? Noi ci trovano a Zafferana Etnea in via delle Ginestre 27D al Parco dei Principi Resort. Grazie. Federica dello stand Casa Antica Arredamenti. Che genere di arredamento chiedono le coppie? È ultimamente molto moderno, un contemporaneo, anche va tanto lo stile shabby chic. È molto meno richiesto il classico, anche se ultimamente sta ritornando di moda, però ormai richiedono un classico molto leggero, comunque che tende un po' più al contemporaneo e non un classico pesante. Le novità di quest'anno quali sono? C'è tanta personalizzazione e magari giocare anche molto con i complementi d'arredo, quindi rendere particolare il mobilio con gli accessori pure che vanno su, o ad esempio personalizzare tanto le camere e rispecchiare la personalità delle persone che comunque vanno ad abitarci. E i colori invece? Va tanto appunto il blu attanio, e tanto il cipria adesso, il borgogna, quindi su questi colori. E poi le basi sono sempre un tortora, un panna, un bianco, un grigio ghiaccio. Dove vi possiamo trovare? Noi siamo a San Gregorio sul corso principale in via Umberto 121 e vi aspettiamo. Grazie. Niente. Sono qui con la signora Cettina e Gaetano dell'atelier Gregory. Cosa chiede lo sposo? Allora, in questo periodo cerca un abito che sia semplice, comunque arricchito da qualche dettaglio. Non a caso in questo momento quello che va per la maggiore è lo smoking, per esempio. Lo smoking chiaramente rivisitato in una versione più moderna,
perché sono dei tagli un po' più giovani, con che ne so, la giacca un po' più corta, sicuramente più asciutta, e anche il pantalone abbastanza stretto. Solamente la differenza rispetto a quelli di un tempo, quelli più classici, è che quelli avevano una banda laterale per esempio sui pantaloni, e questi non ce l'hanno, e poi hanno comunque il raso sul petto che lo impreziosisce un attimino, e poi comunque sono anche degli abiti che si possono riutilizzare successivamente per altre occasioni. Le stoffe che utilizzate? Noi utilizziamo tutti i tessuti pregiatissimi come zegna e loro piana, perché sono tutte delle lane che non c'è bisogno di presentazione per questa tipologia di cose, e poi naturalmente anche qualche altro tessuto più prezioso, dei damascati o dei lucidi, per poter fare qualche gilet, qualche cosa di più prezioso. Dove vi trovate? Allora, il nostro punto di riferimento fondamentale, ci teniamo a dirlo, è Valguarnera, che è in provincia di Enna, dove abbiamo la fabbrica, perché noi non siamo solamente un negozio, noi in realtà siamo dei produttori, quindi tutto quello che vedete qui è nostra produzione. E poi abbiamo dei punti vendita sparsi in giro per la Sicilia e anche fuori dalla Sicilia, Milano, Roma, siamo a Bruxelles. A Catania siamo in particolare, visto che ci troviamo in questo territorio, siamo in Corso Italia 69. La richiesta più bizzarra che le hanno fatto per un vestito? No, beh, qualcuno azzarda anche il bianco, lo sposo anche il bianco, oppure proprio qualcosa di più estroso, abbiamo fatto anche qualche abito rosso. Grazie. Grazie a voi. Allora, tu fai parte di questo studio fotografico di Andrea Materia? Sì, oggi purtroppo Andrea non c'è perché ovviamente il lavoro lo chiama. C'è un matrimonio oggi, quindi non è presente qui, però lo rappresentiamo noi, cerchiamo di farlo al meglio. Di ebook più richiesti dagli sposi, quali sono? Allora, diciamo che gli sposi che si appoggiano allo studio fotografico Andrea Materia Fotografo prediligono il nostro stile reportage, quindi che si basa tantissimo su quella che è la spontaneità, e quindi cogliere il momento meno atteso, che poi rende anche l'immagine più naturale possibile. E invece per quanto riguarda i video? Anche i video, lo stesso ragionamento vale per i video, infatti alle nostre spalle possiamo vedere dei bellissimi video, location diverse, anche diversi santuari. Ci sono promozioni in corso? Sì, al momento abbiamo la promozione per la fiera, che dà appunto il servizio completo di foto, video, gli album per gli sposi, per i genitori, quelli tascabili per i testimoni, incluse ovviamente le riprese aeree fatte col drone, al prezzo di 2.599 euro invece di 3.000, per chi ovviamente dovesse bloccare in fiera. Qui con me c'è Lucia Pulvirenti dello studio fotografico. Lucia Pulvirenti. E gli sposi, che genere di book prediligono? Diciamo che per quanto mi riguarda, più che altro più sulla semplicità, perché valorizzo molto la fotografia, cioè sono una cultrice della fotografia, e quindi la luce, i colori, il bianco e il nero è tutto valorizzato già nella foto stessa, quindi il book deve essere essenziale, molto semplice, o fotolibro misto, insomma. Invece per quanto riguarda i video? I video ce ne occupiamo sempre noi, e noi siamo specializzati nel fotogiornalismo di matrimonio, quindi wedding reportage vero, sia nelle foto che nel video, siamo sempre noi che ci occupiamo della stessa cosa. E dove possiamo trovarvi? Noi siamo a Valverde, in via Vitale 8, abbiamo uno studio lì, riceviamo diciamo solo su appuntamento perché siamo sempre fuori. Che genere di catering richiedono le coppie? Buonasera a tutti. In realtà noi abbiamo la cucina interna, non abbiamo un catering esterno, e tutti i prodotti di Masseria Santa Lucia finiscono sulle nostre tavole. Le persone, le coppie gradiscono molto il fatto che i prodotti provengono dal nostro raccolto, sono prodotti ottenuti in masseria stessa, perché c'è molta attenzione per la qualità dei prodotti, per la qualità delle materie prime. Quindi più spesso appunto vanno a richiedere questo tipo di menù caratterizzato dai nostri frutti, dalle nostre arance, perché è il nostro cavallo di battaglia, insieme a dei risotti squisiti al limone verdello, comunque prodotti che otteniamo da noi, dal nostro raccolto. E soprattutto devo dire che offre la nostra masseria un sapore di antico, perché grazie sia alla vista del castello federiciano di Motta Sant'Anastasia, ci troviamo qui, sia grazie alla presenza delle botti del 1700, perché si tratta di una masseria che è stata restaurata e strutturata da noi con molta attenzione per i dettagli, mantenendo la struttura preesistente.
e abbiamo cercato di rendere fruibile alle persone, alle nostre coppie, questo amore per le tradizioni, questo amore per i nostri prodotti. Turning my world upside down.